Il compito della Giunta e poi del voto in aula è semplicemente valutare se esiste un fumus persecutionis nell'azione della magistratura, cosa che noi non vediamo particolarmente. In ogni caso i documenti saranno esaminati e noi ribadiamo come Movimento 5 Stelle che tutti i cittadini sono uguali di fronte alla legge, quindi il collega Azzolini, come tutti i cittadini di questo Paese, dovrà difendersi in tribunale davanti ai magistrati con i propri avvocati, senza che questa diventi l'occasione per mettere sotto accusa la magistratura.